Salve a tutti cari telespettatori di LTV Benevento e benvenuti alla sesta puntata di Assomedia, le associazioni in televisione. Oggi ospitiamo l'associazione Eco Club International. Qui in studio abbiamo il presidente di Eco Club International Benevento, Luigi La Monaca. Grazie per aver accettato il nostro Ma invito. grazie a voi. Allora, Eco Club International, associazione costituita a Roma nel 1977, si occupa di promozione ambientale in senso globale. Ecco, presentiamo un po' l'associazione, Gigi. Sì, l'associazione della quale io sono il rappresentante provinciale è un'associazione che si interessa dell'ambiente prevalentemente, tutto quello che riguarda il sociale, che va dagli animali alle piante, ai monumenti. E sono più di 10 anni che la rappresento a Benevento, spero in maniera egregia. Siamo presenti su tutti quelli che sono gli avvenimenti che interessano il Sannio e spesso diamo qualche suggerimento, qualche volta i suggerimenti sono ascoltati, più spesso vengono così non presi in considerazione, ma fa parte del gioco. La maggior parte delle volte e negli ultimi tempi ci stiamo interessando molto al problema della flora soprattutto. Infatti io ho portato anche un Ecco sì, a filmato proposito per di la questo, festa dell'albero, vediamo sì. ora un filmato, grazie al nostro regista Carmine Pizzella, di un video del presidente La Monaca sulla leggenda delle streghe di Benevento. Unguento, unguento, portami al noce di Benevento, sopra l'acqua e sopra il vento. E sopra ogni altro maltempo. La leggenda delle streghe di Benevento si è diffusa in Europa a partire dal XIII secolo. La credenza popolare, secondo cui Benevento sarebbe il luogo di raduno delle streghe italiane, è piuttosto ricca di risvolti e ne rimane vago il confine tra realtà e immaginazione. Molti sono gli scrittori, musicisti, gli artisti che ne hanno tratto ispirazione o vi hanno fatto riferimento. Le streghe, le lamme o ianare, danzavano intorno al noce presso la confluenza di due fiumi beneventani, il Sabato e il Calore. Confluenza del sabato e del calore, proprio nelle vicinanze del Fiorile, a Monteguardi. A Benevento. Un'altra coincidenza tra esoterico e idea di libertà si riscontra nei calendari, quello dei sabbat. Nel calendario sono evidenziati in viola i sabbat, principali festività, e gli esbat, festività minori, inclusi nella ruota dell'anno, mentre in nero sono indicate le altre festività. Da un calendario ad un altro, calendario rivoluzionario francese. La rivoluzione francese, dopo aver creato il sistema metrico decimale, intervenne sul calendario. Così il progetto del calendario fu presentato alla Convenzione Nazionale il 20 settembre 1793 e utilizzato in Francia dal 24 ottobre 1793 al 1 gennaio 1806 e poi durante la Comune di Parigi del 1871. Il mese di Fiorile deve la sua etimologia alla sbocciatura dei fiori da aprile a maggio, secondo i termini del rapporto presentato alla Convenzione Nazionale il 3 brumaio, anno secondo, 24 ottobre 1793, da Fabre de Glantin, in nome della commissione incaricata della stesura del calendario. Ma ritorniamo agli alberi e al noce.
In ogni manifestazione artistica, l'albero del noce ha sempre avuto ed ha una funzione importantissima. Oggi si festeggiano gli alberi e quindi anche il noce. 21 novembre, festa nazionale dell'albero. In Italia sono oltre 300 le specie erbacee, arbustive e arboree a rischio di estinzione. Un patrimonio di cui si parla poco, ma che andrebbe salvaguardato. Dalla rosa canina al ciliegio, dal pero selvatico al faggio, dal cerro a tantissime altre piante che crescono spontaneamente. Una situazione allarmante, se si considera che nel mondo si estingue una specie vivente ogni ora, 8.760 in un anno, e la cifra, purtroppo, è destinata a salire. Definizione di albero. Vegetale che fa da tramite tra terra e cielo. Terra in cui affonda le radici, sede degli inferi, da dove trae nutrimento. E cielo, sede divina, a cui spalanca le braccia, dove reso prene trasforma i semplici minerali in materia vivente, simbolo della grande madre fecondata dal Dio Sole. Che il messaggio degli uomini buoni e liberi giunga in perituro a tutti, trasportato dal vento assieme alle foglie degli alberi. Davvero un bel video, eppure Gigi, qua a Benevento non c'è una promozione o un luogo dedicato alla leggenda delle streghe. Tu stai mettendo il dito nella piaga. Sì, benissimo, io l'ho scritto ultimamente e su molti giornali è uscito il comunicato di Eco Club che diceva che se viene qualche vostro amico a Benevento, che è famoso in tutto il mondo per le streghe, vi chiede vorrei vedere dove stanno, penso che chiunque di voi abbia un certo imbarazzo. Io avevo proposto una serie di monumenti in quattro quartieri di Benevento dove si poteva realizzare con un importo minimo il percorso delle streghe, ma ovviamente anche questa proposta è stata disattesa, si sono preferiti i presepi e mi fermo qui. Sì, va bene, allora. Vi occupate soprattutto di animali, spesso sì. Parlate di abbandono di cuccioli, anzi abbiamo anche un video a proposito, una brutta vicenda, possiamo definire. Sì, nei video che ho portato, nei video che ho portato ci sono due vicende, una a lieto fine, un'altra purtroppo siamo arrivati tardi. Sì, ci interessiamo anche dell'animalismo, forse di più di tutto negli ultimi tempi. Praticamente casa mia e il mio giardino sono diventati dei punti di accoglienza dei cani bisognosi, dove li faccio stare, quando sono cuccioli li svezzo o se sono malati li curo, dopodiché li do in affidamento e so dove stanno e stanno in mani sicure. Ecco, dovrebbe essere pronto anche uno dei due video. Sì, non so se quello della cuccio e quello della cagnetta investita sulla tangenziale ovest. Comunque, quello della tangenziale ovest fa capire palesemente che spesso noi animalisti siamo molto soli. Chi dovrebbe aiutarci? Mi riferisco a tutte
le forze che lo Stato mette a disposizione per coadiuvare gli animalisti, va a finire che siamo noi che facciamo un po' tutto e non li coadiuviamo nemmeno, lo facciamo noi spesso. Ecco, facciamo un sunto della vicenda del cane Moreno. Il cane investito è un cane che era stato investito, fummo avvisati io e il mio collega, che Gerardo Tritola, che saluto, che è anche lui il presidente di un'associazione animalista, mi sembra che si chiami AIDA, e venimmo avvisati, andammo sul posto, ma purtroppo arrivammo tardi, ma noi arrivammo, e vi faccio capire anche vedendo il filmato perché dico questo, che noi arrivammo sul posto. Va bene. Ho chiamato praticamente dalle 9.55, mi sono emozionato perché purtroppo la morte di un animale, di un essere vivente, cane, che sicuramente sarà di proprietà, visto che aveva il collarino sia contro le pulci, le zecche, sia il collarino di proprietà, che abitualmente il proprietario fa indossare al proprio cagnolino. Boh, fondamentalmente torniamo ai fatti. 9.55 chiamo la polizia municipale, loro non possono intervenire, non possono mandare alcuna macchina perché sono privi di benzina, quindi le loro macchine non possono essere prese, sono appiedati, loro allertano, io allerto il 112, il 113, polizia stradale, il corpo forestale non mi risponde, polizia provinciale, nessuno può intervenire sul posto, a partire dalle 9.55, mando una volontaria sul posto, intorno alle 10.30 la volontaria riesce a vedere la cagnolina che era stata segnalata e precedentemente investita, e la cagnolina si dimena a destra e a sinistra, un'ora e mezza circa, se non più, di agonia. La cagnolina adesso potete vedere che è morta senza l'intervento di un medico veterinario, senza l'intervento dell'ASL, senza l'intervento di alcuno. Beh, davvero bruttissime immagini. Poi c'è l'opposto, la bella vicenda del cane Bobby. Allora Bobby, ve la racconto velocemente. Bobby appartiene ad un parcheggiatore abusivo, un mio ormai diventato amico, che si chiama Paolo Orlando, il quale è salito alla ribalta della cronaca beneventana per questione di casa, perché poverino, anche lui non ha casa, un po' errandaggio come il suo Bobby. E Bobby un mese e mezzo fa, grazie all'intervento di altri animalisti, sono venuto a conoscenza che era ammalato di leishmaniosi, che è una malattia dove se non viene curata in tempo il cane muore. Allora Bobby è stato curato, oggi sta bene, ha avuto anche un intervento chirurgico perché aveva una brutta ferita vicino al collo, al lato destro. Ringraziamo anche un dottore veterinario di Benevento che si chiama Maccauro. E adesso Bobby scodinzola felice, e siccome il proprietario non aveva una casa, noi abbiamo costruito la casa a Bobby, la casa di Bobby, con la speranza che poi abbia la casa anche il suo padroncino. Qui siamo al quartiere Santa Maria degli Angeli. Sì, qui siamo a Santa Maria degli Angeli, dove diciamo Bobby vive assieme al suo apolide padrone. E Bobby ormai è un cane completamente guarito. L'altro giorno gli abbiamo tolto gli ultimi punti che gli erano stati messi per l'operazione che aveva subito, e adesso è felice. Anzi, il veterinario ha detto che dobbiamo farlo mangiare di meno perché sta ingrassando. Ecco. E qui è la realizzazione della casetta di Bobby, che è stata per me una grossa soddisfazione, perché è come se lo avessimo restituito ad una vita normale come tutti i cani dovrebbero avere. Benevento purtroppo ha molti cani randagi per strada, e non tutti rispettano i cani come si dovrebbe, e soprattutto per legge, perché non tutti sanno che il cane è considerato un animale senziente, un essere senziente a tutti gli effetti, quindi deve avere lo stesso rispetto che si ha per i bambini, e deve essere salvaguardato in tutti i modi, deve essere aiutato, e i cani che gravitano sui territori comunali è come se fossero di proprietà dei sindaci, quindi sono i sindaci responsabili. Ma per la verità molte volte siamo noi animalisti ad interessarci delle sorti dei cani, poche volte delle sorti dei sindaci. Ecco, bisogna tenere presenti i diritti degli animali, spesso calpestati. Certo. E abbiamo visto tantissime storie anche grazie all'Eco Club International. Ecco, non solo animali ma anche ambiente. Mi riferisco ai disastri ecologici, l'ultimo segnalato proprio dal presidente La Monaca. Sì, ce n'è uno proprio di giornata, se dire, come le uova fresche. Il primo in ordine di tempo, insomma, in questi giorni, è di un episodio che si è verificato a Castelpagano, dove praticamente un'azienda del nord Italia, di Asti esattamente, ha completamente sventrato una collina, aveva l'obbligo di riattivare, di metterla come l'aveva lasciata, come l'aveva trovata, ma non se ne è fregata neanche un poco, e oltre a cercare questo materiale
che si adopera per la realizzazione della ceramica perché sopporta le temperature fino al 1650 gradi. Ha avuto anche l'autorizzazione a installare, sono state installate 4 torri eoliche di diametro dell'ala di 90 metri, insomma, quindi una devastazione totale in una zona SIC che è di interesse comunitario, quindi non si potrebbe toccare assolutamente niente. La cosa strana è che un funzionario della regione che aveva rilasciato all'epoca la prima autorizzazione è andato a ritirare l'ultima autorizzazione lui da parte della ditta che, a cui aveva dato l'autorizzazione. Evidentemente avevano fatto dei patti precedentemente. Ecco, allora anche ho la documentazione naturalmente, perciò lo dico. Un commento, Gigi, anche sulla centrale luminosa, ecco, in tema di ambiente, che dovrebbe, questa centrale a turbogas che dovrebbe sorgere in contrada Ponte Valentino. Sì, la mia associazione è stata sempre contraria alla realizzazione delle centrali turbogas a combustione e abbiamo fatto delle manifestazioni, in un primo momento eravamo anche insieme ad altre associazioni, poi stranamente non siamo stati più tenuti in considerazione, forse c'è qualche associazione anche grande come la nostra che vuole un po' monopolizzare, ma va bene lo stesso, insomma, l'importante è che non si realizzi quel tipo di centrale, o meglio, quel tipo di sistema per produrre energia, perché noi paghiamo l'energia un sacco di soldi, quindi sarebbe opportuno produrla, però nel rispetto dell'ambiente. Non a caso io ho avuto una polemica con qualche altro presidente di associazioni perché feci un comunicato dove spiegavo e dicevo, dico vabbè, ai no sacrosanti, no alla turbogas, no ad altri tipi di insediamenti devastanti per il territorio, però ogni tanto qualche proposta per produrre energia che ci costa tanto andrebbe anche fatta. Dire no e basta è molto semplice. Ecco Gigi, ricordo anche un tuo intervento sulla centrale Enel all'ingresso della città di Benevento. Sì. È un obbrobrio che sta lì da tantissimi anni, alla zona della rotonda dei Pentri. Noi pensavamo che fosse solo la statua di Padre Pio ad essere l'unico obbrobrio. Invece no. È quello più recente, mentre c'è uno atavico, che è questa centrale che è dismessa praticamente, e che sta lì e dà il benvenuto a chi arriva, per esempio, da Roma, dalla Caianello Telese Benevento, come entra in città, si trova a Stomamozzi e dice o si copre o si fa qualcosa. Ho avuto anche l'appoggio dell'assessore Abate, ha detto sì, c'ho ragione, e dalle parti mie lo so la ragione a chi si dà, insomma, però sarebbe opportuno intervenire, tanto la Terna c'ha tanti soldini, anzi la Terna ha in progetto una reinstallazione di tralicci, questa volta anziché di 260 MW, ma di 380 MW, alla contrada San Vitale, vi ricordate dove furono fatte tutte quelle proteste per farli togliere? Bene, i tralicci sono stati tolti quelli precedenti con una potenza minore, ma c'è un'autorizzazione della regione che ne farà venire altri con una potenza maggiore. Non avranno vita facile, naturalmente. C'è stata anche una mobilitazione della tua associazione con Lab International per quanto riguarda gli alberi tagliati. Sì, soprattutto sui pini. Eh sì, i pini. Allora, ci tenevo particolarmente a quei pini perché circa più di 50 anni fa quei pini li piantai io quando ero alunno della scuola Mazzini a Piazza di Sorgimento, nella curva che sotto la vigna. Via del Sole, sì. Praticamente. Benissimo. C'erano questi alberi che io guardavo ogni volta che passavo con orgoglio e dicevo anche a mio figlio, guarda papà, quelli li ho piantati. Erano in pendenza, giusto? Sono piante, sì, che non vengono messe in queste zone perché sono piante che stanno vicino al mare, quindi a Benevento non era giusto che venissero seminati. Però ormai c'erano, potevano essere recuperati diversamente, invece la provincia evidentemente ha ritenuto opportuno tagliare la testa non solo al toro ma soprattutto ai pini, insomma. La cosa mi è dispiaciuta moltissimo. Di recente anche ti sei occupato di varie questioni della città, penso alla Torre della Biffa, via Posillipo, insomma, delle zone abbandonate che potrebbero fare un po'. No, ma la nostra Benevento è bellissima, sì, è una piccola città, è piena di risorse monumentali che non vengono valorizzate come sarebbe giusto, dalla Casa di San Gennaro all'Anfiteatro Romano Sottoterra, Anfiteatro Romano. E alla torretta delle Ecco, sull'anfiteatro tu hai detto che sarebbe il nuovo Colosseo. Per le non il nuovo Colosseo, ha la stessa dimensione del Colosseo, ma questo non lo dico io, l'hanno detto sì, degli studiosi. Nel 1998 chiamai Walter Veltroni, che all'epoca era il ministro dell'ambiente e della cultura, e gli dissi che in quella zona stavano costruendo addirittura dei palazzi sopra, praticamente. Sì. E lui intervenne immediatamente, acquistò il terreno, mi sembra all'epoca per una miliardata delle vecchie lire, e così si fermò tutto.
Cominciarono degli scavi di recupero, c'era anche un bel cartello che spiegava le dimensioni, tutto, e dal 98 e qualche giorno non si è fatto più niente. La torretta ci tengo particolarmente perché probabilmente è in programma tra il Comune di Benevento e la Gesesa la realizzazione delle case dell'acqua, si Sì. chiamerà questa operazione, e probabilmente una di queste case dell'acqua verrà proprio sulla torretta di Via Posillipo, che sarà un po' Storica pulita, torretta, insomma. storica torretta dei fidanzati, degli innamorati, anche di qualche suicidio. E si vede il fiume che andrebbe pulito, ma non come è stato fatto ultimamente, distruggendo tutto, ma con il rispetto di qualche pianta. Sulla questione della casa natia di San Gennaro c'è stata una Sì, polemica con sì. la Chiesa, giusto? Non proprio con la Chiesa, perché se ne sarebbero guardati Sì. bene, perché io faccio il cognome La Mona, che sono nipote di Papa, quindi no, scherzo naturalmente. No, che Sì. sono nipote di Papa e che faccio il cognome La Mona, non Questo è scherzo. vero. Sì, c'è stata una polemica con un'altra associazione che mi diceva che non era vero che lì ci fosse la casa di San Gennaro. Invece lì San Gennaro si è vissuto sicuro, dove è nato non si sa, ma a me faceva tanto piacere pensare che fosse nato lì, anche per una ricaduta di interesse sul territorio che non avrebbe fatto male assolutamente a nessuno. Poi si è scoperto che il comune ha delle cause, c'è un contenzioso, ci sono dei problemi giuridici dei quali io non ero a conoscenza, per il valore che è stato attribuito alla casa, per l'acquisto, per un passaggio tra un proprietario e l'altro. Io queste cose non ero a conoscenza, ma la sostanza è la stessa: se si valorizzasse quel posto e si facesse sapere che probabilmente la casa di San Gennaro, ma che lì ci ha vissuto certamente San Gennaro, che è stato vescovo di Benevento, secondo me qualche interesse lo si potrebbe far nascere in qualcuno, soprattutto nel milione di turisti che vanno a Pietrelcina. Sarebbe sufficiente un manifesto 6x3 e dire a Benevento c'è la probabile, per far piacere al mio amico Corone, casa di San Gennaro, Ho su un capito. milione di persone, il 10%, 100.000 persone vogliono venire qua a consumare un pasto o un caffè. L'investimento sarebbe irrisorio, con una ricaduta incredibile. Eco Club International non solo flora, fauna, ambiente, ma anche monumenti. Mi riferisco alla tua nota stampa sulla statua di Traiano che è posta sotto la Rocca dei Rettori. Direbbe un onorevole che negli ultimi tempi non ha molta fortuna in politica, che ci azzecca, cioè nel senso che Traiano sotto la Rocca dei Rettori non c'è proprio nessun nesso logico se non mettere una statua importante in un posto altrettanto importante, ma non si sposano bene le due cose. Mentre io pensavo che la statua poteva essere messa al Corso Garibaldi, siccome la statua ha una mano messa così e non vuole mandare a quel paese nessuno, ma è No, una è solo per. postura della statua, e che poteva indicare dove è l'arco di Traiano, quindi metterla a Piazza Roma all'incrocio, e dice l'arco di Traiano sta lì, così si evita pure che i tanti parcheggiatori abusivi che abbiamo a Benevento, che per la verità non danno molto lustro alla città dell'UNESCO, evitano di dare indicazioni al turista che arriva per caso e dire in maniera piuttosto dialettale dove sta l'arco di Traiano. Gigi, una tua idea anche sul Bue Apis di Sì, Viale San Lorenzo. Bue Apis deve restare dove sta, anche perché c'è un ragionamento per cui sta lì, a guardia di Certo. un qualcosa. Non sto qui a sottolineare tutta la storia, però andrebbe protetto. Questo sì. Protetto con una teca, con qualcosa, con del plexiglass molto doppio, perché comunque, nonostante il marmo sia un marmo molto pregiato e resistente ai fattori atmosferici, sarebbe opportuno proteggerlo. Ultimamente c'era anche una rottura dovuta a qualche vandalo, che purtroppo i vandali stanno un po' dappertutto, e quindi quello è un patrimonio importantissimo per Benevento, uno dei monumenti più belli e più interessanti, più antichi. E penso che Iside si starà incazzando un sacco su questo Sicuro, fatto. lo credo Sì. anch'io. Per quanto riguarda invece il Teatro Romano di Benevento, così chiudiamo questo ciclo. Ma là c'è sempre una diatriba La incredibile, c'è chi. soprintendenza in Sì, questo. cioè, là non si può fare. Io una volta per girare un documentario ho dovuto chiamare la sovrintendenza per chiedere l'autorizzazione a fare una fotografia. Poi una volta entrato dentro, Erberbaccio, dico, ma scusate, con la stessa solerzia con la quale mi avete detto di rispettare il monumento per fare la fotografia, perché non lo rispettate, lo pulite? E prima si puliva quando c'erano delle manifestazioni prevalentemente della provincia di Benevento, le opere liriche e qualche altra manifestazione artistica, ed era stessa la provincia che si interessava a fare pulizie, ma è completamente abbandonato, quando da questi monumenti noi potremmo ricavare veramente tantissime risorse per la città di Benevento. Potrebbero diventare un volano per l'economia e per l'occupazione di tanti giovani che
che sono costretti a lasciare questa città, perché veramente se in Italia non c'è prospettiva futura, qui il problema è molto più accentuato. E ora invece parliamo anche un po' della sezione di Benevento di Eco Club International. Quanti iscritti? Benissimo. Eco Club ha circa 200 iscritti tra Benevento e il Sannio. Dico ahimè 200 iscritti, sì, perché Eco Club è un'associazione che ha molti, ma molti, forse l'80% sono cacciatori. Sì, avete capito bene, cacciatori. Direte, ma come? Poco fa hai fatto l'animalista, mo dici che sono cacciatore. Spieghiamo. Sì, ma io sono completamente contrario alla caccia, e c'è un 20% di non cacciatori, soprattutto amici miei, conoscenti, che condividono le mie stesse idee in merito al mondo degli animali. E però dico che i cacciatori è gente che paga delle tasse incredibili. La legge italiana consente loro di andare a caccia, sotto certi aspetti svolgono due funzioni molto importanti, a mio avviso, la seconda più della prima. La prima è quella di mantenere un ecosistema abbastanza in maniera logica, cioè eliminando determinate specie di animali, perché ci stanno le specie protette che non vanno cacciate. Secondo, sono delle sentinelle incredibili per la salvaguardia del territorio. Infatti molti miei associati mi segnalano dei problemi di discariche abusive, di costruzioni che non potrebbero essere realizzate, un po' come quelle sulla collina di Piano Morro, si chiama sì, zona, vabbè, non, la zona di... Sì. Per chi volesse iscriversi a Eco Club Via Fragola numero 7 Benevento, è sufficiente mandare una richiesta di iscrizione, oppure alla mia posta elettronica che è luigilamonaca@gmail.com. E infine ti chiedo, qual è il futuro di Eco Club International? Il futuro di Eco Club International è quello di impegnarsi sempre di più sulla rinascita del territorio sannita, sotto l'aspetto dei monumenti, delle piante e degli animali. E la speranza è anche quella di essere ascoltati un po' di più da chi spesso è in tutt'altre faccende affaccendato, che se solo ascoltasse un poco i consigli, se li metabolizzasse, saremmo tutti quanti più contenti, soprattutto la popolazione di Benevento. E con questo è tutto, io ringrazio il presidente. Grazie a te, di Emilio. Eco Club International Benevento, Luigi La Monaca. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Assomedia, sempre qui su LTV. Grazie.